Visto che ne ha anche accennato, veniamo a un aspetto pratico, la prima seduta, poi vedremo anche, di tecnica, però immaginiamo la prima seduta. Essendo una terapia breve, spesso lo sblocco può avvenire in poche sedute o addirittura nella prima seduta. In molti suoi libri, ne ha in mente uno, Il dialogo strategico, parla per esempio proprio di questo, di come tentare anche di far avvenire questo. Immaginiamo allora di vedere un terapeuta breve strategico impostare quella prima seduta. Che cosa vedremo? Cosa farà? Allora, prima di tutto, quando tu concentri in una seduta tutto quello che puoi ottenere, di nuovo non vuol dire che sei strategico e basta. Eric Berne, il fondatore di un altro approccio, diceva: devi considerare ogni seduta come se fosse l'unica. Cerca di ottenere il massimo in ognuna di queste. Ci sono studiosi, tu lo sai bene, che si concentrano proprio sulla terapia di singola seduta per indurre un cambiamento. Nel mio lavoro specifico, l'evoluzione della prima seduta come una seduta dove si cerca di indurre il cambiamento dentro il dialogo è diventata un'evoluzione dopo anni in cui la prima seduta serviva per comprendere il funzionamento del problema e poi venivano date delle prescrizioni che dovevano scatenare il cambiamento nello spazio tra la prima e la seconda seduta con le prescrizioni fuori dal colloquio clinico. Il dialogo strategico invece, grazie proprio allo studio di quello che veniva spontaneamente da fare durante le sedute, si evolve con una tecnica per rendere il colloquio un colloquio orientato al cambiamento fin da subito. Questo che significa che anche semplicemente il domandare al paziente qualcosa relativo a come funziona il suo problema sarà studiato con una tecnica comunicativa che lo conduca ad aprirsi verso nuove prospettive, le domande strategiche. Le domande strategiche sono domande formulate in modo da dare dentro l'interrogativo già due alternative di risposta che orientano a discriminare il disturbo non solo al terapeuta, ma anche al paziente a conoscere come lui funziona. Poi le domande strategiche si evolvono in domande che orientano a comprendere come il paziente stesso, attraverso i suoi tentativi fallimentari di risolvere il problema, lo complica o come quando ha avuto successo è stato capace di accedere a risorse che magari pensa di non avere, fino a guidarlo a comprendere quali sono le modalità alternative per uscire dal problema. Oltre a questo modo di fare domande progressive attraverso le quali il paziente scopre attraverso le sue risposte il suo problema, come funziona, come risolverlo, e qui ci vuole un po' di sana umiltà, questa non è un'invenzione di Giorgio Nardone, Protagora lo faceva già 2500 anni fa nel suo dialogo eristico, l'arte di fare domande che guidavano le persone a cambiare il loro modo di vedere le cose grazie alle loro risposte. Quindi arrivavano per un processo di persuasione a scoprire in prima persona come stanno le cose e come cambiarle strategicamente. A questo tipo di tecnica abbiamo aggiunto le parafrasi ristrutturanti, che è un modo di rimandare indietro ogni serie di domande al paziente o al cliente, una riformulazione delle sue risposte tradotta in termini di una sequenza che fa comprendere meglio il funzionamento del problema, a cui si aggiunge sempre una ridefinizione in linguaggio analogico, suggestivo, per lavorare sia sulla mente razionale che sulla mente antica, arcaica. E questo è un tratto fondamentale degli approcci strategici. Il linguaggio che va, come dicono le neuroscienze, al palioencefalo, perché il cambiamento terapeutico è là, non è nella ragione. Più dell'80% delle cose che noi facciamo dipartono da lì, non dal nostro ragionamento come ci piacerebbe pensare. Le parafrasi ristrutturanti hanno proprio lo scopo di far, prima di tutto, verificare che siamo sulla strada giusta, che il paziente ci dice sì, stanno proprio così le cose, ma in lui innescano un processo di ristrutturazione. In più, attraverso le tecniche di linguaggio analogico, formule evocative, si creano delle sensazioni nuove, anche delle esperienze o avversive o che enfatizzano certi modi di fare, certi modi di agire, certi modi di vedere le cose. E così gradatamente si guida la persona in un percorso che è una sorta di spirale a imbuto, dove il cambiamento non è solo auspicabile, ma inevitabile, perché ho portato la persona a un punto di rottura rispetto alle sue precedenti posizioni. Poi
ma senza forzatura. Ci arriva lei attraverso le risposte che dà alle domande, attraverso il dare consenso alle parafrasi ristrutturanti. E quindi le prescrizioni non saranno più, come era nella prima parte della mia carriera, una ingiunzione direttiva, ma sarà un'ingiunzione accordata. E questo tende a far aggirare molto prima le resistenze al cambiamento, ma soprattutto a creare esperienze emozionali correttive già durante la prima seduta. Tanto che in termini proprio di valutazione, da quando è stato elaborato il dialogo strategico alla fine degli anni 90, formulato specificamente nel 2014, nel 2004, noi abbiamo visto che nella misurazione dell'efficacia degli interventi, lo sblocco della sintomatologia tra la prima e la seconda seduta, da una percentuale che era intorno al 45%, è schizzata al 75%. Quindi, usando il dialogo strategico, si ha questa meraviglia anche per ognuno di noi ogni volta di vedere che il paziente torna dopo la prima seduta e ha avuto il più delle volte una riduzione massiccia del disturbo, anche quando questo è invalidante, se non la scomparsa della sintomatologia. E se si considera che l'approccio strategico, paradossalmente, è la terapia più breve, ma quella che si occupa dei disturbi più invalidanti, questo è ancora più da considerare, proprio perché fa leva sulla sofferenza come qualche cosa che ci permette di avere più potere per il cambiamento terapeutico. Allora, poco fa ha parlato molto dell'aspetto della comunicazione, che è uno dei tre pilastri della strategica, insieme alla relazione e alla tecnica. Vorrei approfondirli, perché poi molti segreti della terapia strategica sono qui dentro. Vorrei proprio continuare con la comunicazione, anche perché nella terapia strategica una cosa che a me piace molto è che non si concentra tanto sulla costruzione di sofisticate formule, strutture lessicali, quanto sul valore pragmatico. Giustamente la tradizione è quella della pragmatica della comunicazione umana, di Václavík e Palo Alto. Ci vuol dire meglio con quali obiettivi il terapeuta strategico usa la comunicazione, magari anche facendoci qualche altro esempio? Allora, abbiamo detto nella prima parte del nostro dialogo che Milton Erickson è stato l'iniziatore, proprio perché ha cominciato a studiare la comunicazione suggestiva ipnotica come un elemento per rendere la terapia più efficace e più efficiente. Paul Watzlawick, nella sua pragmatica, nel libro Change, in altri, nel linguaggio del cambiamento, ha ancora più identificato quel tipo di comunicazione, che è una comunicazione che non si esprime in una logica lineare e basta, ma che fa ricorso a formule che spesso sono più tipiche della letteratura poetica, della letteratura narrativa, che di un linguaggio scientifico, ovvero tutto ciò che la linguistica definisce linguaggio performativo. Austin, quando definisce questo termine, differenzia il linguaggio performativo, che è quel linguaggio che mentre tu lo usi, quella comunicazione che mentre tu la usi, evoca sensazioni, crea realtà. Perché? Perché stimola la parte più arcaica, le emozioni, le sensazioni, e mentre il linguaggio indicativo è quello della spiegazione, quello che siamo più abituati a utilizzare, perché è quello che ci è stato insegnato a scuola, quello che ci è stato insegnato nelle università, e poi quello che è il linguaggio dello scambio di informazioni. Quindi un terapeuta strategico non dà informazioni, non insegna, ma guida a fare esperienze, esperienze concrete. E questo, se vogliamo, è la grande differenza da un punto di vista pratico con la terapia cognitivo-comportamentale, in particolare quella di Beck, che per certi aspetti ricorda la terapia breve strategica, perché sono dei protocolli, delle tecniche. Per esempio, la tecnica paradossale sugli attacchi di panico, che noi abbiamo formulato come una tecnica che viene somministrata in modo suggestivo con un linguaggio fortemente ipnotico, nell'approccio cognitivo-comportamentale viene indicato come un apprendimento da fare. La differenza fra i linguaggi fa anche la differenza nell'efficacia e nell'efficienza. Quindi dobbiamo considerare che quando noi parliamo di comunicazione, dentro la terapia breve strategica, dentro la tradizione sistemico-strategica, dentro la tradizione interazionale, il linguaggio viene utilizzato non solo come qualcosa che passa un sapere, che
spiega, ma come qualcosa che performa, che fa sentire differentemente. Ora, noi abbiamo strutturato, come tu ben sai, l'analisi e lo studio di un processo di terapia nelle tre dinamiche, nei tre fattori importanti: l'uso della tecnica, quindi quali sono le logiche di problem solving che guidano un terapeuta strategico, quindi l'arte dei stratagemmi, l'uso di tecniche indirette e l'uso anche di tecniche lineari quando sono quelle che funzionano. La comunicazione, che è il ricorso a un linguaggio che oscilla sempre tra linguaggio logico e linguaggio analogico, tra linguaggio che esprime con chiarezza limpidezza un linguaggio metaforico, un linguaggio che crea relazione più intima o che può creare distacco. Quindi il terzo fattore, la relazione, diventa l'effetto del linguaggio che usiamo, anche se molti autori lo ritengono una cosa differente, ma è la comunicazione che crea la relazione. Quindi nell'ambito della tradizione strategica le due anime sono proprio la tecnica, intesa come una logica non lineare di problem solving, quindi l'uso di paradossi, di ingiunzioni contraddittorie, di credenze volutamente create attraverso la suggestione, il linguaggio particolare, e dall'altra parte di una comunicazione che è una comunicazione performativa e non una comunicazione esplicativa.